Metodo di borsa. Che cos'è un metodo di borsa? Un metodo di borsa è un insieme di regole precise che identificano un comportamento in borsa, cioè è un insieme di regole che ti dicono quando comprare e quando vendere. Qual è il vantaggio di un metodo di borsa? Il vantaggio di un metodo di borsa è molto semplice. Se io ho un insieme di regole precise che sono programmabili in un linguaggio di computer, posso metterla all'interno di un software e andarla a testare statisticamente, cioè posso andare a vedere se queste regole hanno ottenuto dei risultati positivi nel passato. Avere ottenuto dei risultati positivi nel passato ovviamente non ci dà la garanzia di continuare a avere risultati positivi nel futuro, ma sicuramente ci mette dal lato giusto del mercato, cioè ci mette nella situazione di poter sfruttare quello che è un vantaggio nella nostra operatività. Un metodo di borsa è quello che più tecnicamente si definisce un trading system, quindi diciamo una cosa che spesso è assimilata ai black box, cioè a dei software in cui non si sa che cosa c'è dentro e che fanno in automatico delle operazioni di compravendita di titoli finanziari senza l'intervento dell'operatore. Il metodo è una cosa che viene spiegata, cioè nel senso che ci sono delle regole che sono di dominio pubblico. I metodi che noi utilizziamo sull'indipendente di borsa sono in gran parte metodi pubblici e, se devo dire la verità, quasi tutti non sono farina del sacco di Tommasini, cioè nel senso che Tommasini li ha identificati provando e perdendo soldi sui mercati e li ha valutati, li ha validati con il sangue, con il suo sangue che viene dal suo portafoglio. Quindi diciamo sono tecniche che sono state provate nel corso del tempo con soldi veri. Queste tecniche hanno una caratteristica rispetto a quello che è il trading cosiddetto discrezionale, cioè l'operare in base ai rumors, in base alle notizie lette sui siti, alle osservazioni e le dritte, quelle famose dritte che vengono date dagli amici o su determinati forum che popolano i social media o i siti o tutte le diavolerie delle tecnologie moderne. Quindi il metodo vi permette di prendere decisioni a priori, diciamo una decisione a priori di come si fa a decidere e di volta in volta. E che cosa ha di caratteristica il metodo rispetto al trading discrezionale, che nel lungo periodo è perdente perché è affidato all'estemporaneità del momento, alle ubbie della nostra mente, piuttosto che alle nostre visioni del mercato? Ha la caratteristica che non è eccitante. Un metodo è tristemente noioso perché io devo semplicemente operare quando lo dice il metodo, non quando me lo dice il mio stomaco. Invece il trading discrezionale è molto più sexy, molto più eccitante, perché tutti i giorni uno valuta le informazioni che colpiscono il mercato e cerca di prendere delle decisioni operative sagge. Ovviamente noi non stiamo dicendo in questa sede che il trading discrezionale è necessariamente perdente, perché questo è un'argomentazione che va di moda oggi. Il trading discrezionale, quando è vincente, perché è fatto da persone che, come dice un grande trader, parlano con gli angeli e quindi riescono a interpretare il mercato in maniera appropriata, senza bisogno di tante tecniche, è in maniera devastante profittevole. Però non è da tutti, perché non tutti abbiamo le physique du rôle. Quindi la maggior parte delle persone, forse anche come Tommasini, devono affidarsi a delle tecniche, a delle metodologie. Perché? Perché non parlano con gli angeli. Quindi, diciamo, porre l'accento su cosa siano nel trading in borsa i metodi, le metodologie, i trading system, i pattern di prezzo, significa porre l'accento su un modo di operare che non è mai discrezionale, in cui alla domanda perché si fa una cosa, verrebbe da dire perché lo dice il computer, nel senso che è il computer che ha validato questo pattern testandolo nel passato. Poi evidentemente ci sono spesso e volentieri delle valutazioni anche di tipo soggettive, perché poi i metodi si possono applicare o non si possono applicare.
Però questo è il succo del discorso. Quindi l'indipendente di borsa è un sito che parla di metodi, non parla di valutazioni discrezionali, ci sono delle valutazioni discrezionali, ma non è incentrato come contenuto su dei tips, delle raccomandazioni, delle dritte, delle segnalazioni, dei discorsi complicati di macroeconomia, ma tutto è ridotto al sodo di quello che potrebbe essere un'informazione finanziaria che è finalizzata alla compravendita di titoli basati su un metodo. Ovviamente ti invito a diventare un afficionato del mio canale, quindi ad iscriverti cliccando il pulsante qui sotto, e ci vediamo nel prossimo video.